Allora, sono di nuovo qui per, tra virgolette, rompervi le scatole con le nostre iniziative. Allora, per comunicarvi che sabato 14 e domenica 15 dicembre 2013 facciamo la seconda giornata dedicata alla raccolta straordinaria carta e cartone. Questa è un'iniziativa che proponiamo noi del Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino di Guardavalle insieme all'amministrazione comunale di Guardavalle e alla ditta Ecologia e Servizi di Col di Don Cecilio. Bene, seconda giornata dedicata quindi al rispetto dell'ambiente, all'ecologia e anche appunto alla raccolta differenziata. Raccogliendo la carta, non taglieremo gli alberi, risparmieremo tantissima energia elettrica e risparmieremo tantissima anche acqua. L'obiettivo nostro è quello quindi di collaborare tutti insieme e anche di fare il bene comune. Bene comune significa anche ridurre i costi per un comune, quindi per la parte amministrativa, perché se questa, diciamo, rifiuti, questa carta va nei rifiuti normali, è un costo che il comune deve appunto sostenere di più. Invece, se viene riciclata, non è un costo che il comune deve sostenere. Quindi sono qui ad invitarvi a questa operazione scambio l'abbiamo chiamata. Perché operazione scambio? Perché noi raccoglieremo questa carta e ci daranno la carta igienica per la scuola. Quindi la ditta Ecologia e Servizi fornirà alla scuola una, diciamo, straordinaria, ecco, scusate il gioco delle parole, fornitura straordinaria di carta igienica. Quindi l'appuntamento è il 14 e il 15 dicembre. Andremo nelle scuole anche perché vogliamo coinvolgere le scuole. Ci saranno dei premi. I primi tre classificati riceveranno dei premi che poi appunto vedrete anche su internet. Colgo l'occasione di proporre anche sempre con il Centro Studi Ambiente e Ricerca Marina di Guardavalle, questa nostra iniziativa che abbiamo presentato ad aprile del 2013, chiamata Meno rifiuti e più solidarietà, sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale. Infatti ci troviamo proprio nei locali comunali e grazie appunto al sindaco e all'amministrazione comunale, in modo particolare all'assessore all'ambiente Raffaele Campagna, abbiamo avuto la possibilità, ecco, di mettere i contenitori. Quindi meno rifiuti, più solidarietà significa raccogliere l'olio vegetale esausto, quindi l'olio fritto, l'olio che rimane delle conserve e così via, eccetera, eccetera. Poi le batterie e le pile esauste, i tappi di plastica e il cellulare. Sia ben chiaro che noi, come appunto Centro Studi Ambiente e Ricerca Marino di Guardavalle, già abbiamo raccolto 2,5 tonnellate di tappi. Con questo abbiamo comprato una sedia a rotelle che a breve termine, se tutto va bene, purtroppo la burocrazia è quella che è, se tutto va bene, a fine novembre porteremo nel reparto di medicina dell'ospedale di Soverato. Ecco, quindi colgo l'occasione di ringraziare ancora una volta l'amministrazione comunale e di ringraziare ancora una volta la ditta Ecologia e Servizi che ci dà la possibilità, ecco, di fare ecologia e solidarietà. Sicuramente su internet troverete poi nello specifico come raccogliere, diciamo, le procedure, ecco, come raccogliere meglio questi rifiuti e lo scopo preciso di questa, diciamo, iniziativa. Quindi grazie e un arrivederci alla operazione Scambio 14 e 15 dicembre 2013. Ci vediamo a Guardavalle Superiore in Piazza Mercato, quindi al Comune, e a Guardavalle Marina in Viale Europa, dove c'è il campo sportivo. Quindi grazie e arrivederci e buona raccolta a tutti.